Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Anche lei è d'accordo su questa analisi dei disegni reazionari, a parte l'economia e la politica estera che ha Giorgia Meloni col suo governo, e Letizia Moratti che vorrebbe, adesso poi ce lo spiegherà meglio, rivitalizzare questo centro della politica italiana. Ma Giannini dice bisogna mettersi l'anima in pace, è un centrino, non c'è lo spazio e l'agibilità politica al centro. Lo so, lei sospira, ma, perché sono, guardi, da tanti anni che parliamo di questo, ma... Ma disegni reazionari, uno può anche averli, ma cosa si intende per disegno reazionario? Certo, sulla questione dei diritti, anche su questo bisognerebbe intendersi poi, insomma, quali siano questi diritti, cosa si intende, vabbè. Ma comunque, può avere tutti i disegni reazionari di questo mondo, ma il problema è che appunto viviamo in un mondo in cui ogni paese, ogni singolo Stato deve fare con equilibri internazionali, non può fare quello che vuole. Può chiacchierare come vuole, ma non può fare quello che vuole. E quindi dei disegni reazionari pericolosi non ne vedo. Ma di che centri parliamo? Di che modernismi parliamo? Ma le sembra che siamo in un mondo in cui è da essere moderati? In un mondo in cui da 30 anni si sta disfando il welfare, tutti gli indici lo dicono, percentualmente, proporzionalmente noi continuiamo a perdere servizi, efficacia ed efficienza di servizi fondamentali. Parleremo della scuola, mi pare anche, no? Ecco, vediamo la situazione della scuola, che sta ridiventando una scuola di classe totalmente, la sanità. Voi sapete, i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ci sono un 5 miliardi di persone a questo mondo che non godono di servizi chirurgici elementari e muoiono per un'appendicite o per una frattura. Voi sapete che l'Organizzazione Mondiale della Sanità pensa che con 400 miliardi di dollari si potrebbero sistemare almeno i servizi di base sulla faccia di questo sciagurato pianeta, e mentre il Wall Street Journal l'altro giorno letto ha indicato un signore di cui non mi ricordo più il nome che gode di un patrimonio di 200 miliardi di dollari. Senza pensare a spese militari o altro. C'è un mondo in cui da 30 anni a questa parte crescono le disuguaglianze a precipizio in tutti i paesi metropolitani occidentali, in cui il welfare si sta sfasciando, in cui si stanno privatizzando a vanvera tutti i servizi fondamentali in questo paese, con i giovani in Italia che stanno come stanno, eccetera. Facciamo i moderati. Ma cosa? Cioè, ci possono essere politiche di destra o politiche di sinistra, chiamiamole così, tanto per intenderci a braccio, ma che devono essere problemi, che devono essere politiche che affrontano questi temi radicalmente. Non c'è, che spazio di moderatismo vuoi che ci sia? Ci possono essere politiche di destra, ma questi problemi li affrontano radicalmente, con politiche sociali, con politiche fiscali, ma radicalmente. Possono essere anche di destra. Sì, sì, quindi radicalità che affronta questi problemi a modo suo. Ma per forza, perché la situazione è radicale. La situazione è radicale sulla faccia di questo sciagurato pianeta. Allora, e cosa vuole affrontare con che cosa? Con i mezzucci una situazione in cui le contraddizioni stanno esplodendo in questo modo. E stanno esplodendo anche in modo violento. Senta, Letizia.